Radio Nettuno. Le 11.10 in diretta a Radio Nettuno, dovremmo essere pronti con il collegamento all'approfondimento CISL del mercoledì con il segretario generale della FIM, Federazione Italiana Metalmeccanici della CISL Emilia Romagna, Giovanni Caruso, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, senta, cominciamo per col fare un quadro generale, magari proprio a livello nazionale anche del comparto metalmeccanico, però per poi arrivare in ambito regionale. Cominciamo dalla situazione italiana, qual è? Allora, guardi, siamo ad inizio anno, per cui si ha la speranza che i primi cenni di ripresa diventino qualcosa di più concreto. Dopo diversi anni, per la prima volta, si è avuto un lieve andamento positivo del PIL, uno 0,1, che fa, è la rondine di primavera. Prima che diventi però effettivamente primavera c'è ancora da aspettare. Ci sono alcuni dati che però ci fanno intendere che anche c'è una predisposizione degli imprenditori. A fine marzo si terrà una fiera a Parma, gli imprenditori che parteciperanno di diversi settori, dall'alimentare alla metalmeccanica, farmaceutica ed altri settori, tutti dicono che nei primi tre mesi o stanno assumendo o hanno intenzione di assumere. Non cifre strabilianti, ma già questo è un'indicazione forse di un'inversione di tendenza, speriamo, perché ne abbiamo veramente bisogno. Senta, questa è un'inversione di tendenza sia a livello nazionale che in ambito locale, Caruso? Guardi, anche qui si nota qualcosa, però abbiamo, veniamo da dei dati consuntivi del 2013 che ratificano il perdurare della crisi, quindi c'è forse più la speranza, la voglia di intravedere il sole dietro le nuvole rispetto a dei dati che sono nudi e crudi e rappresentano la crudele verità, nel senso abbiamo chiuso il 2013 ancora in calo sia in termini di aziende che chiudono che sia in termini di addetti coinvolti, quindi situazione delicata rimane, Giovanni Caruso, segretario generale della FIM, Federazione Italiana Metalmeccanici della CISL Emilia Romagna. Parliamo un po' di numeri, cioè per inquadrare meglio la rilevanza del settore metalmeccanico. Parliamo di cifre, quante sono le aziende, quanti sono i lavoratori impegnati? Sì, guardi, appunto, come le dicevo poc'anzi, ho raccolto i dati da prima della crisi ad oggi, quindi dal 2008 al 2013. Diciamo che c'è un trend negativo sia in termini di numero di aziende che in termini di addetti. Le aziende passano dal 2008 da circa 30.000 in Emilia Romagna a, stiamo parlando sempre di settore metalmeccanico, da circa 30.000 aziende a circa 27.000 con circa 3.000-3.300 aziende in meno, e lo stesso trend purtroppo è per i lavoratori, passiamo da più di 234.000 addetti a poco più di 208.000 con circa 26.000 addetti in meno, quindi è quello che le dicevo, il quadro purtroppo è ancora in decrescita, nel senso che anche il 2013 sul 2012 è peggiorato, speriamo in questi piccoli cenni di ripresa che pian pianino cercheranno di invertire questa drammatica tendenza. Certo. Senta, proprio per uscire dalla crisi, quali sono i punti di forza sui quali contare, insomma? Ma guardi, innanzitutto l'Expo, nel senso che l'export per l'Emilia Romagna rappresenta un punto da sempre, un punto di forza. E l'Emilia Romagna è stata anche tra le regioni più colpite, perché tradizionalmente è molto strutturata, sia come metalmeccanica tradizionale, quindi lavorazione, come si dice, dei metalli, eccetera, ed essendo numericamente anche significativa, è stata più colpita dalla crisi. Se ne esce in che maniera? Probabilmente, rafforzando quella che è l'innovazione dei prodotti e dei processi, nel senso cercare di spingere le imprese a ricercare nuove soluzioni, nuovi prodotti, l'innovazione rispetto ai loro
appunto prodotti, e per fare questo c'è bisogno, come dire, di una fortissima formazione degli addetti. Noi abbiamo ancora tantissimi addetti con grandi competenze che però vanno rivalutate anche alla luce appunto di nuovi prodotti e di nuova innovazione. Quando le cose vanno male, altri paesi, come per esempio la Germania, si è risollevata grazie, non voglio dire a queste ricette, non mi voglio ergere a professore, ma sicuramente questi possono essere i punti di forza in una regione che è sempre stata storicamente forte, che ha sempre avuto, come dire, nella metalmeccanica più del 50% della sua forza lavoro. Senta, parlare di comparto metalmeccanico è un po' ampio come termine, perché ovviamente vengono racchiuse specifiche ben precise anche proprio per la nostra regione. Quali sono i comparti, Caruso, che caratterizzano un po' l'Emilia-Romagna e a livello territoriale magari anche se ci dice come sono localizzati? Sì, guardi, noi abbiamo diversi, quelli che noi chiamiamo distretti, li abbiamo di diversi settori merceologici, quelli metalmeccanici, come dire, guardando idealmente la via Emilia, partendo da Piacenza possiamo dire che in quel territorio c'è un forte distretto della meccanica utensile, che per fortuna è uno dei pochi in striscia positiva. Tra Parma e Reggio c'è il cosiddetto packaging metallico, a Reggio c'è la meccatronica, Modena, ovvio, automotive e macchine di lusso, e a Bologna soprattutto il packaging cosiddetto secco, motociclo e quant'altro. E per arrivare, come dire, nella Romagna, in tutti i settori legati all'arredamento, al calzaturificio, quindi macchine per questi settori. Il trend, come dire, vede una grande difficoltà anche dell'assunzione della parola distretto, perché i territori stanno soffrendo, però c'è da dire che con l'aiuto anche degli ammortizzatori sociali, come dire, in regione, nonostante i numeri che ho detto poc'anzi, si sta reggendo. Senta, io vorrei parlare anche di ammortizzatori sociali con lei, perché in questi anni di profonda crisi, Caruso, ovviamente c'è stato un ampio utilizzo anche per la metalmeccanica. Qual è la situazione e soprattutto quali possono essere i timori, diciamo così, in vista delle decisioni che il governo deve prendere in questo ambito delicato? Sì, guardi, i numeri per l'Emilia Romagna sono significativi, come anche per tutto il paese. Gli ammortizzatori sono stati usati a piene mani. Io le do un dato: nel 2005, che è un dato raffrontabile, nel senso che si veniva fuori da una crisi del biennio 2004-2005, e tra cassa straordinaria e cassa in deroga si erano utilizzate, quindi non ore richieste, ma ore effettivamente utilizzate, circa 2 milioni e 300 ore di appunto ammortizzatori sociali. Nel 2013, consuntivati, siamo a 27 milioni e mezzo, quindi c'è un divario enorme. Un dato significativo è la cassa in deroga, per farmi comprendere ancora meglio. Nel 2005 si erano utilizzate 52 mila ore di cassa in deroga, 9 milioni e mezzo nel 2013, quindi la cassa in deroga è quello strumento che si usa nei settori in cui non esiste la cassa ordinaria, la cassa straordinaria, come per esempio il settore artigiano, che è stato fortemente colpito. E un altro dato significativo sono le mobilità. Noi abbiamo in Emilia Romagna mediamente iscritti nelle liste di mobilità oramai da diciamo 4 anni circa 8.000 persone, mentre questo dato era prossimo allo zero ante la crisi. Quindi sono dei dati che fanno rabbrividire. E il pericolo qual è rispetto agli ammortizzatori sociali? Che c'è la riforma Fornero che incombe, e quindi un cambio anche di strumenti con una riduzione dell'incidenza di questi strumenti. C'è da dire altresì, quindi, da un lato c'è uno scenario che vede il restringimento degli strumenti di ammortizzatore sociale, dall'altro però, io lo dico in maniera anche provocatoria, probabilmente anche noi come sindacato dobbiamo ripensare a uno strumento che è solo difensivo. Queste persone che vengono
come dire, aiutate nel momento del bisogno, probabilmente andrebbero anche formate in questo momento, e quindi dare a loro una possibilità aggiuntiva non solo rispetto alla propria impresa, ma anche rispetto al mercato più in generale, di rimettersi sul mercato del lavoro, cosa che oggi invece, per come sono ideati e creati gli strumenti di ammortizzatore sociale in Italia, questo non è dato da avere, insomma. Caruso, tocchiamo due temi delicati, l'intesa sindacati Confindustria e i rapporti con la FIOM, ovviamente. Ma lei mi vuole stuzzicare. No, l'accordo che abbiamo fatto, io, come dire, non comprendo il rifiuto della FIOM, perché, come dire, per la prima volta i tre sindacati confederali dal dopoguerra si danno delle regole non solo per il loro interno, ma anche nei confronti della controparte, diciamo quella più grande, la Confindustria, e si danno delle regole per contarsi innanzitutto, quindi certificazione degli iscritti, quindi da domani sarà possibile sapere chi la FIM dell'Emilia Romagna rappresenta in termini effettivi di iscritti. C'è una soglia di accesso per i sindacati alle trattative, quindi si cerca di evitare sindacatini di comodo, e soprattutto l'eterno dilemma che ha diviso la FIM con la FIOM: c'è una, diciamo, delle norme sia per la preparazione delle piattaforme che anche per gli accordi, dove si dà la parola finalmente ai lavoratori con, noi diciamo, come recita l'accordo, certificazione certificata del voto, consultazione certificata del voto, che si può anche chiamare, se vuole, referendum. In più ci sono due cose: per la prima volta viene sancita l'esigibilità e anche le sanzioni. Per la prima volta, se anche un'impresa non rispetta gli accordi sottoscritti con le parti sindacali, viene sanzionata. Questo è come il primo passo sulla luna in termini di, come dire, rappresentanza sindacale. Poi i rapporti con la FIOM, come dire, sono critici pubblicamente e probabilmente a livello nazionale. Sul territorio, come spesso ho avuto modo di dire, sono, come dire, di tutt'altra natura, nel senso che governiamo la crisi, governiamo quei pochi rinnovi che ultimamente stiamo facendo per, come dire, farlo insieme e unitariamente. Un appunto, come dire, finale è quello che, partendo da questo accordo, come dire, noi come FIM speriamo di poter presentare ai lavoratori, ai nostri iscritti, ma ai lavoratori tutti, un sindacato tra virgolette più moderno, più vicino ai lavoratori, più partecipativo, e per fare questo le voglio anticipare un'iniziativa che faremo in regione, e appunto un'assemblea nazionale dei delegati della FIM che si terrà a Reggio Emilia, proprio per accendere l'attenzione sulla crisi, su come si può superare la crisi, ma anche, partendo dalle nuove regole, come è possibile, come dire, essere più vicino ai lavoratori e alle imprese, perché in questo momento non siamo idealmente su due lati della barricata, ma in un momento così grave di crisi, paradossalmente, siamo con questo accordo dallo stesso lato, cioè tutti contro la crisi. E per fare questo faremo questa grande iniziativa, che è la prima volta che si tiene in Emilia Romagna, dell'Assemblea Nazionale dei Delegati proprio a Reggio Emilia. Molto bene, grazie naturalmente anche per questa anticipazione. Giovanni Caruso, segretario generale della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici della CISL Emilia Romagna, ovviamente, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Radio Nettuno. Radio Nettuno.